campo con Valdés tra i pali, la difesa a 4 composta da destra, verso sinistra, Adriano, Bartra, Mascherano e Alba. I tre centrocampisti sono Songa davanti alla difesa, Iniesta e Cesc, e i tre davanti con Alexis, Messi e Neymar. Ricordiamo che potete seguire la partita, noi trasmetteremo appunto presso la Peña Blaugrana Roma, trasmetteremo la partita e poi faremo commenti, eccetera, anche del campionato di Serie A. Cercheremo anche di cominciare, oltre a poi a parlare del dopo partita del Barça e della squadra romana che gioca stasera, anche di quello che poi è successo oggi a Roma, cioè della presentazione del progetto Dello stadio. dello stadio, sì. Allora, tornando un po' ai fatti di casa nostra, insomma, praticamente Alessandro, questa è un'idea che, come diceva Davide, può veramente dare la possibilità a tanti, 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 tanti nostri amici e tante persone del quartiere, in particolare giovani, di avere un momento per discutere di quello che sono i loro interessi, di quello che si fa in quartieri come questi. Io ti vorrei dare un dato che per noi in questo momento è fondamentale. Noi come radio abbiamo cominciato parlando del Barça e delle cose che ci circondano da venerdì. Oggi stiamo a martedì, abbiamo avuto 440 ascolti sui social network e sul sito dove portale che ricordo è spreaker.com/user/radiobarcaroma. Questa possibilità di dare ai giovani di quartieri come questi la voglia di discutere, di dialogare, di parlare, di ascoltare tramite una web radio che poi funziona anche sui smartphone. È questa possibilità di toglierli dal muretto classico della strada, oppure è una visione troppo utopistica e quindi sarà fallimentare? Allora, guarda, l'idea della radio intesa come radio, come ascolto passivo di un mezzo di comunicazione come può essere la radio, la televisione o quant'altro, è sicuramente un'idea che non porterebbe il fine e lo scopo che ci siamo dati. Se invece viene presa questa occasione come creazione di una comunità o di un gruppo di persone che sono poi riconducibili a un tipo di discorso come può essere la radio, e allora lì il discorso cambia, perché comunque sia i giovani riescono, cioè tu riesci a far comunicare i giovani in questo momento solo se li rendi partecipi di un qualcosa di importante, insomma, se gli dai la possibilità di credere in qualcosa, ecco. Quindi Peña Blaugrana Roma potrebbe essere il punto di partenza per la costruzione di una community ampia su Roma che potrebbe portare, ecco, a dare sfogo alle centinaia, alle migliaia di persone, di ragazzi, di giovani che ci sono sul nostro territorio che altrimenti non hanno voce, perché il ragazzo di periferia a cui faceva prima riferimento Sì. Davide, che sta sulla panchina, no, non è che non ha strumenti, cioè il suo problema non è effettivamente l'avere lo strumento di comunicazione, perché è anche quello nemmeno ce l'ha, insomma, però è l'avere bisogno di comunicare, ecco, perché troppo ormai, come poi tutti i dati sulla disoccupazione giovanile, sull'interesse che hanno i giovani verso scuola e lavoro, li vediamo tutti, quindi c'è un disinteresse generale. Questo potrebbe essere un punto di partenza per riuscire a coinvolgere i giovani su un discorso
anche di prospettiva, di visione della nostra città, di fruibilità della nostra città. L'ultima cosa che dico è, do ragione a Davide, è che effettivamente una città dove, una città come Roma, che è la più bella città del mondo, dove però la bellezza è concentrata in poche centinaia di metri, perché metri quadrati, Certo. forse di più, adesso non so bene la misura precisa, insomma, Sì. mentre tutto il resto viene lasciato abbandonato, quello sì che è un progetto fallimentare. Perché tende a far morire le periferie e non dà sfogo alle milioni, alle centinaia di migliaia di persone che vivono sul territorio poi. Come E crea quartieri dormitorio poi. il nostro del resto, Sì. a Rustica ragazzi non c'è una. Cioè io giusto così per dire, alla Rustica non c'è una biblioteca. Cioè, non è che uno chiede, voglio dire, non voglio che ne so, un cinema, non voglio una mega costruzione. Una biblioteca La con biblioteca che c'era un progetto poi della biblioteca e grazie alla passata giunta regionale sono stati tolti i fondi e questa biblioteca adesso sembra che non si faccia più. Certo, facciamo nome e cognomi perché voglio dire bravo, bravo no, vabbè, perché Alessandro. poi c'è No, tutte le no, cose bisogna giusto, dire. giusto. Poi questa è storia perché l'abbiamo documentata, perché era un progetto che noi avevamo seguito, Sì. noi insieme al comitato di quartiere, insomma, voglio dire, niente di politico, noi eravamo solo lì a seguire la cosa perché era molto interessante. E i finanziamenti c'erano, era stato avviato tutto, i soldi c'erano, fino a che poi la giunta Polverini ha deciso di togliere il finanziamento. Ragazzi, allora quello significa voler ammazzare un quartiere. Senti Davide, può diventare questa radio, ripeto, questa è la Radio Barza Roma. L'idea, lo ridico per l'ennesima volta perché credo che sia importante che i nostri radioascoltatori la capiscano bene. L'idea che stiamo mettendo in campo è quella che si consorzieranno altre associazioni in questo pezzo di Roma Est, dal terzo municipio fino al quinto municipio, di associazioni dove sono presenti tesserati della Peña Blaugrana a consorziare delle radio, delle web radio delle nostre associazioni. Quindi, oltre a parlare, ripeto, del Barça, come fa questa radio, ma anche di calcio, poi parleremo anche di altre cose. Possono essere questo progetto anche di stimolo all'amministrazione, agli amministratori locali, che poi non sono come qualcuno, qualche populista. Attore di cabaret in questo paese vuol far passare l'idea che sono tutti ladri e fide la mignotta, insomma. Ecco, che l'amministratore locale è uno che oltre a fare l'amministratore la mattina va a lavorare, c'ha il proprio lavoro, c'ha la propria famiglia, c'ha la propria attività commerciale se non è lavoratore dipendente. Quindi voglio dire, è una persona normale che dedica anche il suo tempo Con a passione. compassione all'amministrazione locale. Quindi può essere di stimolo anche per raggiungere degli obiettivi concreti all'interno dei territori, all'interno dei quartieri difficili, come poi è questo della Rustica. Sai che, Massimiliano, il fatto è che se la radio, web radio, viene organizzata bene, magari si affrontano determinate tematiche, si fanno dei programmi su determinate tematiche, possono essere lo sport, il sociale, la cultura, che ne so, Certo. discussione sui lavori pubblici e quant'altro, può essere non d'aiuto, ma può essere proprio non, di più, non so, non mi viene il termine, e può aiutare quindi la giunta municipale, anche comunale. A trovare anche delle risoluzioni per i quartieri periferici come quelli del nostro quinto municipio. Certo. Quindi sì, quindi secondo me sì. Va bene, va bene. Allora, noi adesso tra un paio di minuti rientriamo in linea, vi lasciamo perché comunque mancano 36 minuti a che l'arbitro pita l'impiesata del partito al Camp Nou. Ricordo Barça Celta Vigo, oggi abbiamo bisogno di una grande vittoria per confermare questo buon momento del Barça dopo la grande vittoria di Madrid nel Classico. Vi lasciamo con l'inno del Barça, il canto del Se Barça. posso aggiungere una cosa, Certo.
Visto che poi di recente ha vinto lo scudetto il Bayern Monaco di Guardiola, Del Pep, adesso si parla solo di Guardiola, no? Facciamo vincere il Barcellona. Ecco, bravo, bravissimo. Il Can del Barça, l'inno del Barça cantato da questi due bambini di 3 anni. Eccoci di nuovo in diretta dalla Rustica, la sede dell'Associazione Culturale Uscita 15, salita 15 o sortita, dipende se lo volete in catalano o in castigliano, insomma, preferiamolo in catalano. Catalano, Esatto. Allora, io direi catalano. Posso ringraziare Sabrina che mi ha dato del bimbo? tu puoi ringraziare, infatti. Allora, intanto in diretta ringraziamo la nostra amica Sabrina Cicconetti da Villa Gordiani, ci scrive e ci dà ovviamente sia Alessandro che a Davide dei teneri bimbi. Io ovviamente non lo sono, sono un vecchio combattente barcellonista e progressista. E quindi la ringraziamo e gli comunichiamo che domani pomeriggio andiamo in onda nel pomeriggio, appunto abbiamo detto nel pomeriggio dalle 18 alle 18 in poi andiamo in onda dalla sede, come abbiamo fatto ieri, della bottega di Gordiani. Dalla sede della bottega di Gordiani, appunto dal quartiere di Villa Gordiani, insieme ai nostri amici Valerio Matteozzi e Lorenzo Sei maggiore di Rocco. Renzi, cioè parli alla radio e nel frattempo scrivi su Facebook. No, non sono assolutamente. Saluto e rispetto il Presidente del Consiglio italiano, ma non sono certo come lui, sono abbastanza distante, diciamo, no, abbastanza no, perché insomma non è, però sono distante da certe cose, da certe No, dicevo metodologie. da come usi la tecnologia. Ci stiamo imparando, ripeto, io sono un vecchio barcellonista, un vecchio progressista, quindi per me questa qui è un'esperienza nuovissima. Allora, Davide, Sì. abbiamo circa. Alle 8 dobbiamo andare poi in onda da Via Cimone, quartiere Montesagro, per Barça Celta Vigo. Quindi abbiamo almeno altri 10 minuti di diretta. Allora, entriamo un po' ancora nelle faccende di casa nostra. Oggi, diciamo che in questa città c'è stata la possibilità che qualcuno si è presentato e ha detto voglio investire 1 miliardo di euro per costruire uno stadio, lascia perdere che è la AS Roma, eccetera. Però noi ci abbiamo avuto, e questo ti stuzzica un po' perché tu, oltre ad essere
come me un progressista e oltre a essere un simpatizzante del Barça, sei anche insomma un simpatizzante della Lazio. Sono un simpatizzante della Lazio. Esatto. Allora c'è un personaggio in questa città che sono più di 10 anni che dice che non si possono costruire degli stadi per le squadre di calcio se non si fanno delle cubature.